Benvenuti sullo strano canale. Nel video di oggi parliamo di bambole. Non mi riferisco ovviamente a quei giocattoli con i quali i bambini amano passare il tempo. Restringo subito il campo e ve ne indico una in particolare, grande quanto un essere umano e che riproduce le sembianze di una specifica persona. Accanto a lei c'è un uomo in carne ed ossa che è troppo, davvero troppo, ossessionato dall'amore per una donna. Scopriamo insieme l'inquietante storia della bambola di Oskar Kokoschka. Tutto ha inizio nel 1911, quando Oskar Kokoschka, un pittore viennese, incontra Alma Mahler, vedova del compositore Gustav Mahler, del quale ha conservato il cognome. Alma è una bellissima donna e Oskar finisce per innamorarsene follemente. Il suo è un amore totale, passionale, ma oltremodo possessivo, disperato, soffocante. Un sentimento per nulla sano ed equilibrato. La dipinge e la disegna di continuo, è la sua unica musa e da lei trae spunto per nuove opere. Fin dall'inizio Alma non è coinvolta quanto lui, ma decide di trascinare la relazione per 2 anni. Per una donna che passa facilmente da una relazione all'altra, quell'amore malato è una vera e propria trappola. Quando rimane incinta, non ci pensa 2 volte ad abortire. Oskar, che aveva accolto la notizia della gravidanza con enorme gioia, è devastato quando Alma gli comunica che l'ha interrotta senza dirgli nulla. La relazione va a rotoli, anche se Oskar prova ancora sentimenti profondi per lei. Quando nel 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale, Oskar si arruola nell'esercito austriaco con la segreta speranza di dimenticare una donna che continua ad amare. Mentre si trova al fronte, in Russia, viene ferito gravemente da un colpo di baionetta ed è costretto a tornare in patria. L'esercito è più che contento di liberarsi di lui, visto che i medici militari lo hanno da tempo etichettato come mentalmente instabile. In cuor suo spera di riallacciare i rapporti con Alma, ma trova ad accoglierlo una notizia che lo sconvolge. Alma si è sposata con una vecchia fiamma, l'architetto Walter Gropius. Oskar reagisce come il più squilibrato degli innamorati, che non sa darsi pace per un amore ormai perduto. Disegni e misure dettagliate alla mano, commissiona a Hermine Mus, esperta creatrice di bambole, un manichino imbottito a grandezza naturale, che raffiguri in tutto e per tutto la sua amata Alma. Le istruzioni contenute nel messaggio che l'artista consegna a Hermine sono impressionanti nella loro lucida follia. Ieri le ho spedito un disegno a grandezza naturale della mia amata e le chiedo di copiarla con grande cura e di farla diventare realtà. La prego di prestare la massima attenzione alle dimensioni della testa e del collo, della cassa toracica, del sedere e degli arti. E si prenda a cuore i contorni del corpo, per esempio la linea della nuca e la curva del ventre. Per favore, permetta al mio senso del tatto di trarre piacere da quelle zone dove strati di grasso o muscoli si fondono con una distesa di pelle compatta. Per il primo strato, all'interno, la prego di usare morbido e ricciuto crine di cavallo. Dovrà comprare un vecchio sofà o qualcosa di simile. Faccia disinfettare il crine di cavallo. Poi, sopra quello strato, un altro fatto di sacchetti imbottiti di ovatta per il posteriore e i seni. Lo scopo di tutto questo è che io possa avere un'esperienza sensoriale da abbracciare. La bocca potrà essere aperta? Ci saranno i denti e la lingua dentro? Lo spero tanto. Firmato Oskar Kokoschka. La lettera in sé rivela tutto quello che ci occorre sapere sullo stato mentale di quest'uomo che accetta di amare una compagna posticcia per continuare a cullarsi nella sua illusione. Hermine Mus ci mette 6 mesi per creare e completare la bambola. Oskar le manda messaggi di tanto in tanto, dicendosi impaziente oltre ogni dire e proclamandosi geloso al solo pensiero che un qualsiasi uomo possa toccare la sua Alma o semplicemente guardarla prima che possa farlo lui.
Malgrado si trastulli con la cameriera di casa, i suoi pensieri volano sempre a quella bambola che sta per arrivare e per la quale ha già ordinato costosi vestiti parigini e la più fine biancheria intima. A febbraio del 1919 la versione di pezza di Alma è pronta e viene consegnata. Quando apre la grande scatola in cui è stata spedita, Oscar ha la scioccante sensazione di rivedere la sua amata, ma allo stesso tempo è totalmente deluso dal suo aspetto. Aveva ordinato che l'intero corpo fosse ricoperto da un materiale che ricordasse il più possibile la pelle umana e si ritrova invece tra le mani un pupazzo ricoperto di piume. Se ne lamenta in un messaggio che invia alla creatrice della bambola, dicendo che pur essendosi preparata a una certa differenza tra creazione e realtà, non si aspettava di ricevere qualcosa di più simile a un tappeto che a una donna. Non la può vestire, non può agghindarla come aveva progettato, perfino metterle le calze è una cosa impossibile. Nonostante la frustrazione, Oscar accetta la nuova arrivata e comincia una sorta di pseudo-relazione facendone la propria nuova musa. La dipinge, va a spasso con lei in carrozza, la porta all'opera e, quasi sicuramente, indugia con lei in grottesche attività di natura sessuale nella privacy della sua camera da letto. Visto con gli occhi di un osservatore imparziale, Oscar si è in pratica procurato una sorta di terapia che lo avrebbe infine curato dalla sua ossessione per Alma Mahler. Dopo qualche tempo, infatti, durante una festa, Oscar, ubriaco fradicio, veste la bambola con il vestito migliore, quindi la decapita, la getta in giardino e le rompe sulla testa una bottiglia di vino rosso. L'artista sembra aver superato un periodo surreale della sua vita e un quadro che realizza di lì a breve lo dimostra. La sua musa non ha più fattezze umane, ma è diventata ciò che è sempre stata, una semplice bambola. Come curioso finale di questa bizzarra storia, c'è il fatto che Oscar Kokoschka rischiò di essere arrestato quando, alla fine di quella notte festaiola, dei poliziotti si presentarono davanti alla sua porta di casa per chiedere spiegazioni su quel corpo senza testa, ricoperto di sangue, riverso sul prato davanti alla sua abitazione. Non si sa proprio se riderne o rabbrividirne. Questa comunque era la strana storia di un uomo e della sua bambola, di un amore che ha valicato i confini della normalità per arrivare nei territori inquietanti della fissazione patologica. Di cosa può succedere quando un amore non corrisposto incontra una mente che non sa accettare l'amara verità di un rifiuto. Grazie di aver guardato questo video. Alla prossima!